Ciao ragazzi, un saluto dal vostro amico. Allora, video di oggi. Che personaggio sei? Meme, che. Praticamente, voi come tutti pensate, che personaggio sei? Meme. Allora, i meme sui cartoni animati. Ragazzi, come sapete, io sono uno che i meme li adora. Adoro un sacco di meme, i meme che ne so, tipo. Quando tipo stai fumando e vedi passare i carabinieri carini e coccolosi, oggi volevo fare le reaction su di meme che personaggio sei. Tra tutti che capito. Premessa, parlerò a bassa voce perché sono le 22:58 di sera. Vero, domani forse qualcuno di voi dirà, ma tu domani devi andare a scuola? E vabbè, questo. Lo so, però ho voluto fare questo video perché non c'ho nulla da fare e ho pensato a quel punto, oh, perché non ci vediamo un po' di meme sui che personaggio sei, meme, tra tutti i cartoni animati ma anche altri. Iniziamo subito. Ho trovato subito il primo meme che è questo qui. Su Winnie the Pooh ho trovato addirittura, non so, Winnie the Pooh, che vedremo così, non so se si riesce a vedere, perché insomma, ecco qua. Allora. Allora, il video lo farò così, tanto non mi costa nulla. Scusate, si era bloccato. Si era bloccato la telecamera prima del messaggio che rompe le palle. Allora, che personaggio di Winnie the Pooh sei? Allora, Pimpi, ansiosa, la mamma è suora, ha lasciato gli studi per fare la puttana, ma pulli sicuro con la candeggina. Stop, no, non ho parlato di candeggina, ho parlato a Viagra. LOL, no, è apparso all'improvviso. Io, questa era mia, molto simpatico quando vedevo Winnie the Pooh. Io, depresso, si fa di Xanax, non so cosa siano, ama le mele come abita io la testa ai bambini. Non ci credo, è gay. Tigro, simpatico, agile, figlio di Hitler, adora segarsi le foto di Winnie the Pooh. Dimmi che si vedrà anche questa foto. No, ha 5 tumori e non muore mai. Non lo so. Winnie the Pooh, bulimico, vende acidi per comprare il miele, terrapiattista alla mamma Troia. Su questo non avevamo dubbi. sì, allora. Io cerco così. Ok, su Kingdom Hearts, questo gioco è veramente bellissimo, che da bambino ho giocato con la Play 2, era bellissimo, anche se il primo l'ho finito, il secondo no. Sora, amichevole, determinato, evade il fisco, gestisce un traffico di organi al mercato nero. Pippo, da fuoco, simpatico, coraggioso, si masturba in chiesa durante la messa, spaccia hashish negli asili. Paperino, allegro, sincero, ha partecipato all'attentato di Charlie Hebdo, insomma, chi cazzo sia, favorevole alla castrazione chimica. Tavolino, leale, saggio, questo almeno ha fatto crollare il ponte Morandi, però non c'è molto da scherzare. Uno c'è pure avvelena i pasti della Caritas. Qual è il personaggio di Super Mario? Qual è il personaggio di Super Mario? Sei Mario Pizzaiolo, aiuta i bambini ciechi, è il tuo vero padre biologico. Luigi Fashion Blog, vive in una toilette, trafficante di organi. Peach, si fa di acidi, ama i tortellini, si chiamava Alberto. Todd fa il reseller. Nasconde l'eroina nel retto. Il suo idolo è Luigi Di Mario. Beh,
lo stesso Luigi. Allora, poi qui Doraemon. E ricordi con Doraemon? Pigrone sfortunato di Nobita. Ama appoggiare i genitali ovunque. Grande trasmissione di sfide. Vabbè. Adesso che rapisce i disabili per passione. Gian forte, scorbutico. Pratica di ispezione rettali ai bambini. Progettista di vari campi di concentramento. Pratica entania eutanasia a morsi. Shizuka, allegra, intelligente, protagonista di alcuni molti. Bukaki. Allora, cazzo, ho pure sputato involontariamente. Merda. Vabbè. Protagonista di molti bukake. Meglio che non sappiate che cosa siano. Usa crocifissi come calzascarpe. Consumatrici di abituali di funghetti. Poi qui Doraemon, altruista sapiente, assoluto i bambini soldato. Manta un pene sovraumano. Fondatore di Ku Klux Klan. Non so cosa. Non so che cos'è. Prossimo meme. Cazzo, si carica sta faccia di merda. E qui abbiamo che personaggi di corpo umano. Anche questo bello. L'ho visto tutti quanti i cartoni. Saggio, freddo, riflessivo, stupra la figlia. Il maestro che. Allora. Ecco qua. Mamma le orge gay, macrofago. Mi era simpatico. Poi virus non me ne parlo proprio perché mi sta proprio antipatico virus. E qui abbiamo Madagascar. Alex, altruista, si batte per la legazione della necrografia, indagato per associazione a delinquere. Marty, giocherellone sicuro di sé, ex comandante della SS, positivo al AI. Non so cosa sia. Melman, ama i viaggi, vende merci contro. Che schifo, dai, ai bambini ciechi, ma non ti vergogni, Melman. Omofobo. Gloria, tenerora, simpatica, razzista, amica di Michele Miseri. Ma chi è Michele Miseri? Ma chi è Michele Miseri poi? C'è tanto che è stato con Motomoto e con Melman attuale ovviamente, con i puffi che non sto a dire perché guardate qua è sfocato l'immagine, no, l'immagine della telecamera, ma vabbè, i miei Teletubbies che li vedremo dopo. E qui abbiamo quelli di Masha Orso. Masha, allora Lugo logorica e prepotente, ha ucciso la propria madre nel sonno, ha fatto come Freddy Krueger, amante della WWE, non ci credo come me. Allora, già tanto che odio Masha Orso, Masha Orso mi sta sul cazzo, ma una cosa che mi piace di Masha, dopo che ho visto questo meme, è un amante della WWE. Chissà come gli piace, io spero che come lottatore non gli piace Jinder Mahal, perché tanto ha una relazione con Teddy, l'orso di Mr. Bean. Ah, ho capito. Orso. Stalker la sua ex da anni. Che non penso che sia quella. Il maiale che. Proprio io non so di queste cose Poi abbiamo questo su Teen Titans Go che. Cartone che mi vedevo veramente poco. Non è che tanto mi piaceva sto cartone. Però comunque era. Faccio vedere così, Corvina. Qui Cyborg ha partecipato come comparsa in un quiz televisivo di Jerry Scotti e di la verità non si è mai visto. Allora, siamo un meme sui Teletubbies che adesso se voglio andare a rivedere era proprio qui. I Teletubbies che, vabbè, onestamente da bambino mi piacevano. Allora, Tinky Winky, intelligente, soffre di reflusso gastro. Esco, vabbè, qui un po' sfogato. Inserisca, penso. Messaggio subliminale sul link di Show American. Vabbè, è difficile, è troppo sfogato. Chissà se qui c'è una copia di questo meme. No, non c'è. Meme che abbiamo già visto. Questo è che amante della WWE Masha, anche se il cartone mi sta sul cazzo.
Topolino, affettuoso, lavora come tuttofare, come Manny tuttofare, Manny, maltratta gli anziani nella casa di riposo, ruba i vestiti e i bidoni della Caritas. Già, tu sempre contro la Caritas, sai, Madonna. Pippo autistico, vabbè, su questo non avevo dubbi, ha origini rumene, non c'è, giochi coltelli come tempo lì, giochi con i coltelli nel tempo libero. Adesca i minorenni sui omogole. Paperina determinata a persuasioni su Pluto, il cane di Topolino, dai, non ci credo. Scambia i risultati degli esami delle IVU ex alcolista. Va bene. Non c'è un meme che mi ha fatto ridere più di tanto. Niente. Aspettate, vediamo un po' se trovo io un meme. Ecco ragazzi, i Mazzume 11 Jappo Flix, vabbè. Abbiamo qui, questo non mi ricordo molto i Mazzume 11. Determinato trascinatore ricercato per pedofilia, stitico, taciturno, agile amante del cesso, si mette. Ricalcola. Questo non mi ricordo come si chiama. Questo qua scontroso. Adoro le Wix! Adoro le Wix, l'idiota, madonna, non ci credo. Questo è l'ultimo meme che cerchiamo. Che faccio vedere tanto tardi. Orfano, solista, bipolare, metti il cazzo nel frigo. Che schifo, che stupro il frigo. Velocissimo, come? Beve solo che dovrete. Questo non è proprio così male. Qui, prodigio, popolare, scopa un botto, narcotrafficante. Invece questo qui, che, beh, hai detto, in mezzo me non me lo vedo da 3 anni, pensate voi. Ero qualche puntata di recente, l'avevo vista un anno fa, però pochissimo. Qui, ama mangiare molto, molto spaventabile, passione camionista, lancia le pietre alle rane. Questo che maltratta le rane, pezzo di merda. E basta, non c'ho più nessun meme da farvi vedere. Questo che prende esempio da Drake, non so chi sia. Vabbè. Vabbè ragazzi, il video finisce qui. Qui Peppa Pig, cos'è? Vabbè, faccio vedere pure questa. Sì, amante del pellet, dopo 24. Vabbè, non è poi così male come bestemmia in oratorio qua, ma Peppa Pig non sa usare AutoCAD 2016 addirittura. Qui George, Peppa Pig che so, guarda, mio fratello, mia sorella piccolina. E basta. Qui che cosa dice su Giorgio? Sceglie sempre il lince su FIFA. E perde sempre. Ah, quest'altro meme su Pinguino. Ah, su Pinguino Madagascar. Però qui, Re Giuliano, festaiola, aiuta gli anziani. Pippa grandi, quantità di cocaina. Non nutrono la grande simpatia per Gesù Cristo. Non nutrono simpatia per Gesù Cristo. E allora perché forse come ci sa. Perché ha visto Madagascar 2? Gli dèi, cioè, già tanto che gli dèi non hanno aiutato molto, no, a far tornare l'acqua al coso, alla riserva, no, alla riserva, non mi ricordo Madagascar 2, l'ho visto qualche mese fa, l'ho visto tante volte. Maurizio, responsabile 12 settembre, su, vabbè, moto, avevo parlato di prima, moto, eccolo qui, Mortino, oh, Tokyo Ghoul che. Questo non so perché imita la mossa di Rusev, cioè dopo Rusev Butkia, Rusev Matka. È arrivato Kaneki Puklia, Kaneki Matka, non mi ricordo tanto come si dice. E vabbè, basta. E vabbè ragazzi, il video finisce qui e ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.